Secondo il mito, i Pelasgi fondarono nel Lazio la Saturnia Tellus, la terra di Saturno, una rete di città megalitiche, tra cui una delle più antiche è senz'altro Circei. Non lontano da qui resta un santuario dedicato a Madre Terra, che richiamava pellegrini da tutto il Mediterraneo. Su di esso, molto tempo dopo, i Romani costruirono il Tempio di Giove Ansur. In cima al monte sorgono i resti imponenti di un'acropoli che cela nelle sue mura ciclopiche molti misteri. Questa struttura ricorda molto da vicino le mura di Rama e la similitudine fa pensare ad una stessa mano edificatrice o quantomeno ad una stessa matrice culturale. Un'ipotesi davvero affascinante secondo cui Rama doveva essere una realtà molto importante, in grado di esercitare un impulso culturale notevole. Sono molti gli enigmi nascosti tra queste mura. Spesso i blocchi di pietra pesano diverse decine di tonnellate e misurano tra i 2 e i 3 metri e in alcuni casi raggiungono anche i 4 metri e mezzo. La precisione del taglio delle pietre poligonali e poste in opera senza malta è tale che fra i giunti non è possibile inserire una lama di coltello. La movimentazione e la tecnica di assemblaggio adottate restano tuttora un enigma irrisolto, perché anche con la tecnologia in nostro possesso sarebbe un'impresa ardua edificare chilometri di mura di questo tipo. La costruzione di mura ciclopiche richiede un progetto molto complesso e notevoli condizioni di ingegneria. Ancora oggi ci sfuggono quali siano state le ragioni che spinsero i Pelasgi ad erigere delle opere così colossali. Una cultura in grado di creare opere di questa fattura non può essere dipinta come primitiva e selvaggia. Cosa ne pensa l'archeologia di questo grande enigma? Semplifica tutto attribuendo le mura megalitiche ai Romani. Eppure è sufficiente qualche rudimentale cognizione di tecnica costruttiva romana per accorgersi che forse le cose non stanno proprio così.